amicizia tra il Nanni Valentini di Monza e il Primo Levi di Quartu Sant'Elena. Come state, Antonio, Francesca e le ragazze? Tutto bene. Grandi. Riccardo, c'è scritto anche sulla t-shirt. Alessandro. Vai. Leonardo. Rossella, la prof. Il prof Emanuele. Iniziamo, va bene? Va bene. Grazie. E allora, salutiamo la Biennale di Venezia, la nostra Caterina, ma la Fondazione Biennale di Venezia, l'area educational, tutto lo staff della Biennale che ha organizzato il 13° Carnevale Internazionale dei ragazzi. Una figata pazzesca, so che siete stati lì, è vero? Siete andati? Sì, siamo Sì. andati. Subito questo e poi vi lascio ai ragazzi per le domande. Via, vai! Va bene, allora siamo stati a Venezia dal 22 al 24 aprile, quindi dal venerdì al sabato, e abbiamo visitato la Biennale il sabato e anche la Domenica. domenica. Abbiamo visto sia la mostra principale che i padiglioni dei paesi. Adesso iniziamo con le domande serie. Perché siete stati scelti come laboratorio di creativi dal 13° Carnevale di Venezia? Siamo stati scelti come laboratorio dei creativi di Venezia perché appunto abbiamo vinto il concorso del 13° Carnevale di Venezia. Appunto, il tema era quello dell'inquinamento, uno dei temi era quello dell'inquinamento e quindi noi abbiamo, diciamo, mandato dei bozzetti con sei, diciamo, ambienti inquinati in cui poi bisognava, insieme poi appunto al laboratorio, insieme ai bambini, diciamo, sistemarli e togliere appunto l'inquinamento. Perché avete svolto il laboratorio dei creativi online? Abbiamo fatto il laboratorio online perché a causa Covid non siamo riusciti a partire per andare a Venezia, infatti saremmo dovuti essere ospiti lì a Venezia per circa una settimana e fare il laboratorio in presenza. Però appunto per il Covid non ci hanno permesso di partire, quindi siamo rimasti qui e abbiamo fatto il laboratorio in DAD, cambiandolo anche. Infatti abbiamo dovuto modificare certe attività perché appunto eravamo in DAD. Quindi ad esempio inizialmente avevamo pensato di questi paesaggi rovinati che i bambini avrebbero dovuto con materiali di recupero modificare e bonificare. Al posto che essere dei tendoni che sarebbero poi alla Biennale stati appesi sulle pareti, abbiamo dovuto ridimensionarli, farli ad esempio su dei fogli A4 normali e così poi potevamo mandarli per email alle maestre e anche se eravamo in DAD comunque i bambini avrebbero potuto averli lì davanti a loro e sempre con materiali di recupero comunque riprendere e bonificare questi ambienti. Oltre all'inquinamento, avete affrontato altre tematiche? Allora, no, la tematica principale è stata quella dell'inquinamento proprio perché il progetto, il concorso suggerito dalla Biennale aveva proprio la tematica dell'inquinamento come focus principale. Vi è piaciuto il lavoro? L'avete adattato usando nuove tecnologie? Ah, sì, perché grazie appunto a queste tecnologie, se non ci fossero state, non saremmo riusciti a fare appunto il laboratorio a distanza. Mentre grazie anche all'aiuto dei nostri compagni, che ne so, tipo nel laboratorio dove dovevamo disegnare insieme ai bambini e appunto fare degli esempi su come bonificare l'ambiente, c'era chi appunto con il proprio telefono faceva le riprese dall'alto così da far vedere meglio ai bambini quello che poteva essere fatto, oppure zoomava anche sui particolari dicendo tipo questo adesso lo andiamo a coprire con un pezzo di carta con sopra disegnato, che ne so, un pesce o altri soggetti. E quindi sì, grazie alle tecnologie moderne siamo riusciti ad adattarci e a fare anche un lavoro abbastanza buono. Sarebbe piaciuto di più farlo in presenza? Allora, sicuramente sì, sarebbe stato secondo me anche molto più stimolante farlo in presenza e saremmo riusciti ad avere anche magari un legame più stretto con i bambini con cui abbiamo lavorato. Speriamo magari che speriamo l'anno prossimo di riuscire a svolgere lo stesso progetto in presenza. Quanti gruppi hanno lavorato per fare il PCTO? Cinque gruppi hanno lavorato.
c'era appunto il gruppo che presentava la scuola, che era il gruppo iniziale. Poi c'era appunto il gruppo che insieme ai nostri compagni abbiamo disegnato una storia presa da un libro e appunto hanno fatto tutti i loro disegni, quindi non li siamo andati a prenderli, che ne so, da altre fonti, magari in internet. E appunto mentre facevamo vedere le immagini e i disegni fatti, loro spiegavano la storia. Poi un altro gruppo spiegava nei vari ambienti il tipo di inquinamento e ciò che appunto che si chiedeva ai bambini cosa c'è che non va in questo ambiente, magari si chiedeva, visto che c'era la foto di un animale in un ambiente distrutto, si chiedeva che animale è questo, dove vive, insomma, per diciamo renderli partecipi della lezione. Poi c'era il gruppo che diciamo spiegava senza appunto fare il laboratorio, diceva adesso bambini insieme ai nostri compagni ricostruirete l'ambiente senza inquinamento, e vi spiegando appunto, come ha detto la mia compagna, con vari oggetti, usando, che ne so, matite colorate oppure quello che appunto avevano. E alla fine c'era il gruppo che insieme ai bambini spiegava proprio la pratica. Infatti si lavorava insieme, i bambini spesso venivano anche a farci vedere i loro lavori, chiedendo alcuni magari anche dei consigli a noi, e quindi sono stati questi gruppi che hanno lavorato e che hanno presenti. Ok, allora in questo progetto che compito avevano i bambini? Hanno lavorato anche insieme agli studenti? Allora, i bambini diciamo che in questo laboratorio erano proprio il fulcro, perché era proprio impostato per loro. Quindi hanno lavorato praticamente solo loro. Noi gli abbiamo dato delle direttive su come magari potevano svolgere il lavoro, però effettivamente alla fine era un lavoro loro. Anche ad esempio le maestre, in quanto abbiamo lavorato con bambini della scuola primaria, non hanno avuto una parte così invasiva, se così si può dire, nei confronti del lavoro. Infatti appunto sono stati solo i bambini a far tutto loro e basta. Grazie mille per aver risposto alle nostre domande, ci vedremo per la prossima intervista. Allora, noi ci intervistiamo, diciamo hello Fredo Prof, e gli intervistati rispondono così, però che continua. Ok? Va bene. Hello Fredo Prof. La radio che insegna! Ragazzi. Perfetto, bravi. Italia paranoica. Com'è andata? Tutto bene? Sì. Allora, Stella, ti è piaciuto? Moltissimo. Questo era molto interessante. Istruttivo, formativo, pedagogico, e anche per il sociale, perché state lavorando, noi racconteremo il vostro talento, ok? Queste qui sono delle cose fighissime. Oggi okay. Siete voi la radio che insegna, dai. Non dire mai neppure sono stanco. E ho visto amici rinchiusi in casa cantare l'inno. Italia paranoica, non siamo stati mai proprio degli eroi, ma siamo solo noi, ma siamo solo noi.